Esserci sempre. Con questo slogan la Polizia di Stato ha celebrato oggi il 163° anniversario della fondazione. La cerimonia, che si è svolta nel Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino, ha visto la partecipazione delle maggiori autorità civili, militari e religiose della provincia. Oltre 300 le persone in sala, fra cui due classi del Liceo Classico Mamiani e dell'Istituto d'Arte Mengaroni, che hanno seguito con interesse la lettura dei discorsi di saluto del Presidente della Repubblica Mattarella, del ministro dell'interno Alfano e del capo della polizia Pansa, oltre a quelli del questore Antonio Lauriola e del prefetto Luigi Pizzi, che ha accennato all'episodio avvenuto nei giorni scorsi riguardante la denuncia di un poliziotto sorpreso a rubare cocaina sottratta ai malviventi. Questa brutta storia, ha detto Pizzi, non ha intaccato in alcun modo la fiducia verso gli uomini e le donne in servizio a Pesaro e Urbino. È evidente che il complesso degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, ma di tutte le forze di polizia, non può essere messo in discussione. Proprio la professionalità e l'efficienza di questi uomini e queste donne ha consentito di addivenire alla identificazione, purtroppo, di questo episodio negativo. La professionalità è una caratteristica di tutte le forze di polizia provinciali, ha proseguito, e fra queste c'è una grande sinergia. Questo è anche rafforzato da una collaborazione dei cittadini che devo dire quasi esemplare, ed è fondamentale la collaborazione dei cittadini per prevenire e reprimere i reati, e tutto questo unito all'attività di coordinamento che spetta al prefetto e per la parte tecnica al questore, fa di questo territorio un territorio che può considerarsi ben tutelato. La cerimonia poi è proseguita con la proiezione di un video sulle attività svolte dalla polizia in ambito locale e nazionale con l'inno di Mameli. A margine dell'evento invece alcuni delegati della Norman Academy, associazione no profit che persegue finalità culturali, umanitarie e di solidarietà, hanno consegnato al questore Lauriola il premio Capitolino d'Oro, un prestigioso riconoscimento che ogni anno viene attribuito a personalità che nel proprio ambito si sono adoperate per la pace e il progresso sociale. Signor Questore, ha iniziato il suo discorso ricordando tutti i caduti e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per questo paese. Certo, è essenziale questo. Non ci può essere un futuro nostro se non abbiamo un ottimo ricordo del passato. Prima di questa cerimonia in questura, in modo molto molto intimo col signor prefetto, abbiamo presentato un cippo in onore appunto di tre ultimi nostri caduti della questura di Pesaro. Lauriola poi è intervenuto sulle importanti operazioni portate a termine dagli agenti, contrastando traffici di droga, furti, rapine, casi di pedofilia, commerci abusivi e organizzazioni criminali. Al di là del risultato in sé per sé, è importante il senso e la percezione di sicurezza che trasmettiamo ai cittadini. Questo è importante, cioè far stare una comunità bene è la nostra migliore benemerenza che possiamo avere in questa circostanza.